A 100 anni dalla nascita di Don Milani è presentato il libro di Francesco Niccolini qui in Consiglio regionale, un libro importante, importantissimo, che richiama alla vita sì di Don Milani, ma soprattutto a quella che è stata la sua opera. Un libro leggibile per tutti, come erano leggibilissimi i libri, le lettere di Don Lorenzo Milani, per gli adulti, per i bambini, per i ragazzi, per chi non sa. Ed è proprio questo il grande punto di partenza di Don Milani, riuscire a coinvolgere tutti quelli che non hanno gli strumenti di informazione, consapevolezza e alfabetizzazione per dargli le parole per potersi difendere dai ricchi, dai potenti e da chi invece ha tutti i privilegi che purtroppo conosciamo. Ecco, qual è stato secondo lei l'insegnamento più grande di Don Milani? Sono moltissimi, uno che per me è fondamentale è tutti insieme si deve arrivare, non ha senso che arrivino i migliori lasciando indietro tutti gli altri, tutti insieme bisogna arrivare, questo per me è e resta un fondamento della vita, di quando lavoro, di quando insegno. Io insegno poco, faccio laboratori di drammaturgia, però anche lì per me l'obiettivo è quello. Tutti devono arrivare a destinazione, insieme, ognuno col proprio passo. E poi c'è un'altra cosa che mi sta molto a cuore. Lui, Don Milani, era un nemico delle bandiere e delle nazioni, degli stati. Non riusciva a comprendere le divisioni tra gli stati, le guerre tra gli stati. Io diverso da te, questo per lui era incomprensibile. E devo dire che... Io che sono stato obiettore di coscienza, che non ho voluto fare il militare, ne ho pagato le conseguenze, e per me anche questo resta una cosa fondamentale. Non riesco a sentire la differenza delle bandiere degli stati al massimo, ma proprio al massimo per questioni sportive, ma non più di quello. Tutto il resto, i confini non esistono, se non quelli che abbiamo dentro le nostre teste, i nostri cuori, e quelli meglio eliminarli. Ecco, innanzitutto come nasce questo libro? Nasce dalla voglia di raccontare una storia profonda, rivoluzionaria, la rivoluzione non quella metaforica da magliette, ma la rivoluzione interiore, quella che fa scuotere le coscienze e quella che insegna a volare, e la rivoluzione che la scuola dovrebbe insegnare oggigiorno a ogni ragazzo e ogni ragazza di oggi. Quindi la storia di una scuola piccola piccola che ha fatto una rivoluzione grande grande, quella di insegnare ai ragazzi e alle ragazze a volare e quindi a raccontare, capire e affrontare il mondo con la propria testa senza aver paura di farlo. Ecco, lei ha toccato con mano, grazie no, anche alle parole di suo padre, Michele Gesualdi, allievo proprio di Don Milani. Mio babbo e mia mamma, anche lei allieva di Don Milani, una delle bambine di Barbiana, e ho conosciuto loro, e, come dire, ho conosciuto questa voglia di cambiare il mondo se lo troviamo ingiusto. Ho, più che conoscere la figura di Don Lorenzo Milani, tanto celebrata quest'anno nel centenario, ho conosciuto la voglia di applicarlo, sostanziarlo, incarnarlo tutti i giorni, che tu faccia al sindacalista, alla maestra o qualsiasi lavoro. Se vedi un'ingiustizia, se ti accorgi di un'ingiustizia, non puoi rivolgerti dall'altra parte, devi avere sempre gli occhi sul mondo. Ecco, questo è il Don Milani che mi hanno fatto conoscere i miei genitori. Ecco, qual è stato secondo lei l'insegnamento più grande di Don Milani, che è anche di grande attualità, se vogliamo, questo oggi in un momento di profonda, no? Probabilmente anche rivalutazione di quelli che sono gli insegnamenti culturali? Sentirsi sempre responsabili di tutto quello che accade dentro e fuori di sé e non girarsi dall'altra parte, come dicevo prima. L'insegnamento più grande è quello di sostanziare e praticare quello che dici. Spesso e volentieri c'è distaccamento fra la realtà e quello che uno promette, incarna, anche come dire, manifesta nelle intenzioni. Parlo di politica, parlo di scuola, parlo di istituzione. A volte c'è proprio il distaccamento fra quello che si dice e la realtà. Ecco, Don Lorenzo Milani, prima di tutto, fa seguire sempre all'azione, alla responsabilità le sue parole, quindi sentirsi responsabili anche del mondo marcio, anche del mondo che non va. Anche io sono responsabile e faccio in modo
faccio di tutto per cambiarlo. A 100 anni dalla nascita di Don Milani, ancora un insegnamento importante da parte sua con questo libro, ma soprattutto con la sua figura. Quanto ancora può insegnare? Può insegnare molto, soprattutto se riusciamo a resistere alla tentazione di farne un santino, cosa che lui avrebbe detestato. Non gli sarebbe neanche piaciuto forse essere così celebrato in modo pomposo e istituzionale. Credo che la sua lezione più importante sia quella sull'importanza della conoscenza delle parole per la propria emancipazione, per l'esercizio del proprio ruolo di cittadini e cittadine, e poi il tema dell'obbedienza e della disobbedienza, cioè che cosa significhi l'obbedienza consapevole da parte di chi da un lato scrisse l'obbedienza non è più una virtù, ma dall'altro non disobbedì mai poi all'ordine al quale apparteneva la Chiesa e accettò tutte le decisioni che vennero prese e che influirono così tanto sulla sua vita. Quindi una lezione importante, una sfida molto alta, credo che ai ragazzi incontrarlo piacerebbe, quindi sono benvenute tutte le occasioni per parlare di lui. Anche quest'anno sono arrivati tanti video un po' da tutta la Toscana, soprattutto di ragazzi e ragazzi che appunto si sono cimentati su questo argomento che avevamo messo in evidenza, che era quello appunto delle indipendenze digitali. In questo senso per noi è un tema centrale per quanto riguarda il Corecom, perché il tema di sensibilizzare le nuove generazioni non solo su questo tema e su questi strumenti, su queste competenze, è un elemento importante di valore di mission generale del Corecom. Così il presidente del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, nel presentare i vincitori della 10ª edizione del premio Toscana in Spot. Quest'anno il titolo era Indipendenze Digitali. A vincere Chiara Rossi, 21enne di Cortona, con il video Offline. Ho presentato uno spot che appunto riguarda il tema delle indipendenze digitali, e con appunto la mia attrice abbiamo realizzato questo spot dove lei praticamente si trova appunto tutti i giorni a casa che sta con il telefono, e a un certo punto improvvisamente si ritrova in un luogo totalmente desolato, e diciamo che appunto il messaggio è quello di guardarsi intorno ed evitare di stare sempre al telefono, perché appunto poi dopo ci perdiamo quello che succede intorno a noi. Secondo premio a Brian Vannacci, 30enne di Prato, il video Hai controllato lo smartphone. Vuole sensibilizzare innanzitutto la dipendenza anche tossica, dagli smartphone, ma in generale anche dai monitor, dagli schermi digitali, di come questi schermi catturino oggigiorno sempre la nostra attenzione, non ne possiamo proprio fare a meno, soprattutto appunto dagli smartphone, una cosa che colpisce soprattutto i giovani, ma comunque anche tutti, insomma, senza fare distinzioni di età, e quindi di come, essendo appunto dipendenti dal guardare ogni qualvolta uno smartphone, ci perdiamo quello che succede intorno, ecco, quindi stiamo troppo, come dire, connessi, su uno schermo, ma non alla realtà, ecco. Terzo premio infine al livornese Matteo Daddi con Vivi fuori dagli schemi. È una metafora, della vita digitale raccontata tramite le immagini prese da un videogioco, in particolare il riferimento a un videogioco degli anni 80, il famoso Pac-Man, e appunto c'è questa metafora dove il videogioco rappresenta la vita digitale con i social, la volontà di raccattare follower, like, eccetera, e che però tutto questo nasconde delle insidie e può portare a delle dipendenze, nulla, tutto si risolve nell'esortazione allo spettatore di vivere fuori dagli schemi, dove appunto c'è il gioco di parole fra schema, come schema del videogioco, e vivere fuori dagli schemi inteso come vivere una vita vera basata sul contatto umano, A salutare i vincitori anche il presidente del Consiglio regionale. Consentitemi prima di tutto di ringraziare il Corecom, svolge un lavoro importante, un lavoro prezioso. Questa iniziativa che manda e vuole
vuole mandare un messaggio forte, evitiamo di diventare dipendenti dalle nuove tecnologie. Indipendenze digitali viste con gli occhi delle ragazze e dei ragazzi più giovani. Questo messaggio è un messaggio forte che vuole mandare tutta l'Assemblea legislativa. Le tecnologie sono importanti, svolgono un ruolo fondamentale nel cambiamento delle nostre comunità, ma vanno gestite, vanno guidate, vanno indirizzate. Promuovere e valorizzare l'ecosistema toscano dell'innovazione all'estero, sostenendo lo sviluppo di start-up e piccole e medie imprese innovative e favorendo il loro accesso al mercato degli Stati Uniti d'America. Con questo obiettivo è stato siglato tra la Regione Toscana, Giunta e Consiglio ed il Consolato Generale d'Italia a San Francisco un accordo di collaborazione. È un grandissimo piacere quello di aver firmato un protocollo con la Regione Toscana come Consolato Generale d'Italia a San Francisco, posso dire che è un caso in cui la collaborazione è iniziata ancora prima della firma di un documento formale, collaborazione che è stata avviata proprio con le prime missioni già da settembre della Regione Toscana qui a San Francisco e che oggi questo momento formale di firma di un protocollo di collaborazione che si estende proprio a tutti i settori ed è teso a far sì che tra Regione e Consolato Generale ci sia un dialogo costante nel individuare nuovi campi di collaborazione, nuove modalità di collaborazione, ovviamente attraverso Innovit, che è il nostro nuovo Italian Innovation and Culture Hub in San Francisco, in campo business, startup, quindi innovazione, tecnologie nuove, ma anche in campo culturale. Quindi nel 2024 abbiamo già in programma alcuni eventi e attività molto importanti che porteremo avanti insieme, Consolato Generale e Regione. Consolidiamo questo rapporto che si è avviato soltanto qualche settimana fa. E grazie al Consolato Generale qui a San Francisco è possibile avere un piede in Silicon Valley. Questo ci permette di aprire la mente, rendersi conto di dove va il mondo, permettere alle nostre imprese di fare un percorso verticalizzato che non si limita al lago del nostro territorio o addirittura dell'Europa. E abbiamo bisogno, soprattutto nello sviluppo tecnologico, di sentire che cosa succede da queste parti. E ci permette anche di realizzare un programma pluriennale, avere quindi qui l'hub dello Stato, perché questa scelta del governo va davvero apprezzata, ci consente di programmare interventi e missioni e di migliorare anche la relazione con questo mondo. L'obiettivo è abbastanza semplice, noi dobbiamo accelerare sul fronte dell'innovazione tecnologica, sapere che il nostro sistema produttivo deve intraprendere un percorso non solo di uso delle nuove tecnologie, ma se possibile contribuire anche allo sviluppo delle tecnologie per le nostre produzioni, non solo quelle più avanzate, ma anche e soprattutto affiancare la tecnologia alle produzioni tradizionali. Sono davvero orgoglioso di sottoscrivere insieme al console generale Sergio Strozzi, insieme all'assessore Leonardo Marras per la Regione Toscana, un protocollo che unisce la California con la nostra Toscana. È un modo per costruire connessioni, ponti, per dare nuove opportunità alle imprese, specialmente quelle high-tech, e costruirgli uno spazio virtuale di incontro con gli investitori della Silicon Valley. È un'occasione bella perché la Toscana non è solo una terra di cultura, di arte, ma è anche una terra dal grande ingegno e oggi qui sigliamo l'inizio di un nuovo futuro insieme.